Siete pronti? Oggi facciamo una pasta speciale. Pappardelle col sugo di ombrina. Però sarà in bianco. Allora, vi dico gli ingredienti. Pappardelle secche, del mio amico Leonardo Carassai. Poi, melanzana, finocchietto, peperoncino, aglio, olive e l'ombrina. Guardate che bel trancio, freschissimo. Allora, affiliamo i coltelli, perché dobbiamo sfilettare la nostra ombrina. Quindi, che faccio? Guardate qua. Metto qua, guardatemi, ok? Così, tagliamo qua, questo bel trancio, ci sono due squamette, le leviamo, ok? Così, e andiamo, così. Qui ho la parte, vedete, della lisca, quindi che faccio? Giro, piano piano, giro, ok? Sento che ci sono le spine, guardate, così, guardate, zacchere. Eccolo qua, e questo non si butta. Ora vi faccio vedere una cosa, eh. Vedete? Qui c'è la ciccia, guardate il pesce quando è fresco, guardate il midollo della spina, è freschissimo e si muove. Io che faccio? Per levare la ciccia vicino alla lisca, faccio così, col cucchiaio. Ecco qua, e lo metto qua. Tolgo tutto questo e passiamo alla melanzana, già lavata, così. Vi consiglio di tagliare i dadini piccoli, da circa mezzo centimetro per lato, vedete? Così. Adesso che poi facciamo? Mettiamo qui dentro, ci mettiamo un po' di sale, così perde un po' di umidità e un po' di amaro. Ecco qua, girato così. Allora, nelle Marche, come in Sicilia, si usa moltissimo un'erba aromatica, il finocchietto. Nelle Marche si fanno le porchette con il finocchietto e in Sicilia, lo sapete, ci sono la pasta con le sarde. Che faccio? Io prendo tutti i gambi, guardate, però non li metto come faccio sempre nell'olio, no, li mettiamo nell'acqua, qua, acqua, in piena ebollizione, il sale, vai, così. E lasciamo insaporire quest'acqua dove cuoceremo le nostre pappardelle. Mentre, vedete, tutte le cimette del finocchietto, che faccio? Le trito, così. Allora, mettiamo un po' di olio, abbondante, abbondante, eh? Sempre quello buono. Metto uno spicchio d'aglio in camicia, così, aperto, e lo facciamo ben insaporire. Poi facciamo, prendiamo tutta la polpa dell'ombrina, così, levo la pelle, vedete come faccio? Guardate col coltello, eh? Un coltello che taglia, eh? Così, schiaccio la lama qui sul piano d'appoggio e tiro. Ecco qua la ciccia, tutta ciccia. Poi taglio il pesce, io di più. Una zeccassione di canzone. Vedete, è un bel pescione questo, grosso, era un pescione da una ventina di chili, un ombrino di 20 kg. Quindi le spine sono grandi. È un bel, viene su un bel filetto, una bella ciccia. Guardate, l'aglio sta soffriggendo, vado con le melanzane. Le quasi friggo, no, le friggo. Vado, così. Le facciamo ben cuocere. Temperatura alta, mi raccomando. Il profumo è fantastico perché abbiamo un olio per friggere aromatizzato all'aglio. Allora, vi dicevo, è meglio friggerle con tanto olio in immersione che friggere con poco olio. Ne assorbono di meno quando è tanto olio. L'importante è che la temperatura sia bella alta. Adesso tiro tutto su, fuori, via, così. Scolo bene, non prendo la carta assorbente perché un podolietto mi serve. Ok, così. Levo questo olio che ormai non va bene più. Un goccio d'olio nuovo, così. Il pesce, fantastico, così. Che profumo, ragazzi. Adesso da quest'altra parte andiamo a buttare la pasta. Levo i gambi prima, eccoli qua, del finocchietto. Vado con le pappardelle, così, guardate, questa è una bontà, ragazzi. Vai, ah, date belle 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 de max. Vino bianco, lasciamo evaporare tutto. Dovete sentire che l'alcol non lo sentite più col naso, non devi pizzicare più. Poi andiamo, peperoncino,
Lo sapete che io ci vado matto, no? Poi adesso avete quello fresco, è eccezionale. Qua vado. Due olivette. Che fai, non ce le metti due olivette? Sentite il sapore delle melanzane, se sono saporite, perché abbiamo messo il sale. Sono perfette. Vado. Eccole qua. Finocchietto. Che meraviglia, ragazzi. Questa è da leccarsi i baffi. Adesso vediamo la pasta, se è pronta. Mamma mia, yeah, guarda qua, che spettacolo. Ah, via, scoliamola. Guardate qua che meraviglia, ragazzi. Il pesce, avete visto? Non l'ho stracotto, eh. Mamma mia, ragazzi. Adesso facciamoli insaporire bene bene qua dentro. Guardate che roba, è strepitosa. Allora, che devo prendere? Ah, un po' di acqua. Allora vado così, mi sta eccitando. Vai, così, acqua, un altro po' di finocchietto. Poi. Ma adesso assaggiamo se vanno bene. Mamma mia, raga, questa è roba spettacolare, eh. E già si avvicina il rumorino, il nostro suono dell'amore. Ragazzi, sentite? È proprio il suo, non c'è niente da fare, è proprio il suo. Spengo, poi. Mamma mia, che roba. Mi sto sentendo male, eh? Se mi sento male, la colpa è di queste pappardelle, eh? Guarda che roba, belle, morbide. Oh! E adesso arriva il bello, ragazzi. Un po' di pesce, olivette, un po' di finocchietto, giusto per ultimare tutto. E poi un pezzetto di peperoncino, un goccetto d'olio buono e mo se pappa. Aspettate, mi sto sentendo male, eh? Sto sentendo male, ecco qua, mi sento male, ecco qua, vai. Un profumo fantastico. Una bontà. Allora, tutta roba fresca, eccezionale, buona, e rifatela. Le melanzane ci sono, il finocchietto ci sono, l'ombrina trovatela, e la pasta di Leonardo ci vuole, perché ci vuole, è alla sua. Buon appetito. Buonissima. Una bontà. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.